Le campane della chiesa di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin hanno suonato nel pomeriggio a lutto, ma non c'era nessun funerale. Un gesto di protesta del parroco Don Francesco Vannini contro la presentazione di un libro edito da Altaforte, la casa editrice espulsa dal Salone del Libro di Torino perché vicina a Casa Pound, e che si stava svolgendo alla Mediateca regionale a pochi metri dal luogo di culto. La protesta delle campane, quelle della parrocchia che all'epoca era servita da Don Antonio Mori, parroco della Resistenza, catturato e torturato perché contrario al regime, ha accompagnato quella della piazza. Oltre 500 persone sono scese in piazza per manifestare contro l'autorizzazione concessa dal Comune per la presentazione del libro alla Mediateca regionale dedicata alla memoria dell'antifascista Sergio Fregoso. In piazza ANPI, ARCI, CGIL, PD e tutte le forze di sinistra, i civiche, i comitati studenteschi e molti cittadini comuni. Dare l'autorizzazione a delle persone che esaltano il regime fascista, che addirittura aggrediscono il concetto di antifascismo, è contro la nostra Costituzione. Alla Spezia siamo antifascisti, sia al Canaletto che in Piazza Brin. E la grande mobilitazione di oggi è, come dire, è un dato da cui penso il sindaco non possa prescindere. Una decisione sciocca, incomprensibile, stupefacente, e tanta gente qui sta a dimostrare che è stata una decisione sbagliata, profondamente sbagliata. Nelle strutture private puoi fare quello che vuoi, nelle strutture pubbliche non bisogna dare spazio a questo tipo di istanze. Siamo qua oggi pacificamente per dimostrargli che la città non è d'accordo nemmeno con le affermazioni di ieri sul profilo istituzionale dell'ente, nel quale si banalizzava la vicenda come mantenimento della libertà di stampa. No. Chi promuove dei fasciste a Spezia non deve poterlo fare dentro le sale del comune, che è di tutti e non del sindaco Peracchini. I valori antifascisti di questa città non possono comunque essere umiliati da scelte di questo tipo. Si poteva fare il tutto in una sala privata. Si sa quali sono le radici di questa città. Le forze dell'ordine hanno tenuto i manifestanti a debita distanza, ma non si sono verificati disordini. Una signora che si era seduta sull'ingresso della mediateca è stata invitata ad allontanarsi. Molti gli slogan di protesta che sono risuonati nella piazza contro il fascismo a difesa della Costituzione. Libertà di pensiero che ha vari pesi e varie misure, basta vedere quello che è successo a Palermo con la sospensione dell'insegnante perché i suoi alunni hanno dimostrato insomma, un'autonomia di pensiero e un'elaborazione critica. Allo stesso tempo non si puniscono insegnanti che fanno saluto romano, comunque fanno riferimento a slogan fascisti. Tanti studenti oggi qui a manifestare, perché? Perché? Il perché è ovvio, gli spazi pubblici non devono essere concessi a dei fascisti, i luoghi del sapere non sono sicuramente dei fascisti e sono tutti luoghi antifascisti. Tra i manifestanti anche i nipoti di Sergio Fregoso. È la memoria di Sergio Fregoso, che è come se una persona si dedicasse tutta la vita ad una causa e proprio nel luogo della sua memoria si facesse tutto il contrario, no? Si andasse a predicare il contrario, quindi è per lui che oggi siamo qui fondamentalmente. Anche Renzo, fratello di Sergio Fregoso, a 97 anni, ha fatto sapere che sarebbe voluto essere in piazza oggi a dimostrare la sua indignazione.